Quanti modelli meteorologici avrebbero previsto il picco di precipitazioni nella sera del 9 ottobre scorso, quando su Genova si sono riversati 140 mm di pioggia in una sola ora? Nessuno, secondo le simulazioni post-evento realizzate dal progetto DREAM, coordinato dalla Fondazione CIMA. Lo studio, presentato oggi al Festival della Scienza a Genova, dimostra quanto le caratteristiche spaziali e temporali dell'evento fossero troppo difficili da prevedere. È stato caratterizzato sostanzialmente da due parti, una prima parte mattutina che è finita intorno, diciamo, all'ora di pranzo e in cui si sono avuti dei temporali localizzati molto molto intensi che sono stati capaci di produrre quantitativi di precipitazione fino all'ordine di, diciamo, dei 100 mm in qualche ora. Dopodiché l'evento che era associato a questa cella autorigenerante che si era formata sul Golfo di Genova, abbastanza simile a quella anche di Genova 2011, del 4 novembre 2011, sembrava essersi sostanzialmente dissipata e così tra l'altro anche i modelli, la maggior parte dei modelli prevedevano. Dopodiché, repentinamente nella sera, in maniera sostanzialmente imprevedibile, proprio per la natura estremamente localizzata dei fenomeni, c'è stata una reintensificazione in poche ore, in 2 o 3 ore, che ha prodotto nella serata cumulate nell'ordine di 3 o 4 ore, nell'ordine di 230-240 mm alla stazione di Girato, con un picco di 130 mm. Si tratta di eventi estremamente localizzati che mettono veramente difficili da prevedere e che rappresentano una frontiera della ricerca, quindi ci si sta impegnando ancora adesso per cercare di capirli meglio, di capire la natura, di capire l'evoluzione per poter poi fornire in un futuro eventualmente dei risultati migliori in termini previsionali, però sono estremamente complicati da prevedere. È complicato anche perché appunto davanti abbiamo il mare. Rappresenta un naturale bacino di ricarica di vapore acqueo per le correnti che arrivano da sud-est. C'è chi sostiene, ma è assolutamente materia di ricerca, che il fatto che questo mare fosse più caldo che la media sugli ultimi 20-25 anni, come tra l'altro accadde anche nel novembre 2011, possa essere un fattore ulteriore di rischio. Da lì a dire che sia cambiamento climatico ce ne passa, però qualche sospetto c'è, anche lì si sta lavorando per capirne di più. Ma questi fenomeni sono più frequenti e prevedibili? Sul fatto che siano fenomeni che non sono mai occorsi nel passato, ci sarebbe da discutere già su quello, perché se uno va a ritroso, diciamo, dalla metà degli anni 50 del secolo scorso fino al 2000, beh, si ricorda l'alluvione del 53, che produsse comunque esondazioni localizzate nella zona della stazione Brignole. L'alluvione del 70, e l'alluvione del 70 fu dal punto di vista delle altezze di precipitazione ben più probante. La stazione di Bolzaneto in Val Polcevera misurò un ammontare di precipitazioni vicino al metro d'acqua in 24 ore, quindi si è anche visto di peggio. Sul fatto che ci sia un'intensificazione di questi fenomeni, purtroppo la serie storica di osservazione è troppo breve per poter concludere che sia così. Certamente abbiamo avuto 5 Terre 2011, 4 novembre 2011 questo, e ci potrebbe essere qualche segnale di un trend, però non ci sono una base statistica sufficiente per trarre conclusioni stabili. Sui previsori del giorno dopo è, diciamo, molto probabilmente un ossimoro per sé, perché fare la previsione molto bene il giorno dopo, come alcuni, diciamo, colleghi o anche meteorologi appassionati si sono dilettati a fare, non aiuta a fare chiarezza su quello accaduto, non aiuta a capire di più i fenomeni che si sono dati, non lenisce il dolore di chi ha subito danni e quant'altro. Quindi certamente può accadere
che un modello meteorologico faccia meglio di un altro, su uno specifico caso, ma non fa particolare testo come tutto sommato una rondine non fa primavera. Quindi in questo caso si è dato che magari qualche modello ha fatto un pochino meglio, ma in altri casi diversi. Questo però ci insegna, questo sulla ricerca sì, che molto probabilmente, ma già lo fanno gli operativi, si devono guardare più modelli. Avere più modelli è una ricchezza perché danno previsioni diverse e il previsore esperto, sia esso attivo operativamente, sia esso più spinto sulla ricerca, da questi modelli, si chiama multimodel, può imparare delle cose nuove e nessuno si è fermato su lavorare su quel fronte lì, quindi ci si sta spendendo molto. La scienza a supporto della politica, in caso soprattutto di territorio così fragile, può essere davvero importante. Dal Festival della Scienza arriva un'idea. Sì, l'idea è quella che la scienza possa mettersi a disposizione di chi deve prendere le decisioni fornendo elementi che derivano proprio dall'utilizzo del metodo scientifico, che è un metodo di osservazione, studio, approfondimento e poi individuazione delle possibili soluzioni, che non è il modo che abbiamo noi solito di prendere le decisioni. Penso che una città come la nostra, che ha nella scienza sicuramente un riferimento forte, potrebbe avvalersi del supporto di un comitato scientifico che io promuovo con questo festival e spero che riusciamo a costituirlo, perché poi le scelte da fare sono sicuramente dolorose. Allora, o si spiega bene quali sono i fondamenti di queste scelte, oppure ci si ritrova con una negazione e l'incapacità a quel punto della politica di prendere le decisioni stesse. Quindi credo che sia un grande aiuto. Abbiamo degli esempi, perché sicuramente a San Francisco le università di Stanford e Berkeley hanno un ruolo importante di consulenza al territorio, a Boston l'MIT ha sicuramente grande parte nella vita della città. Quindi credo che sia una cosa importante da fare.